come al solito, è arrivata l'ora di dirigersi al Looper per dare il cambio a Sara. È incredibile come in un mondo così avanzato tecnologicamente, la gente abbia ancora bisogno di un posto dove ritrovarsi e parlare delle loro disgrazie, peraltro con un giovane barman come me. Non sono nemmeno tutto sto carismatico. Vabbè, poco male. Io esco, Volt. Ciao! Arrivato al bar mi accoglie Sara con un sorriso a 32 denti che sembra quasi parlare. Sembra proprio dirti: sì, che bello, è finito il mio turno. Però è iniziato il mio. E questa è la parte problematica. Serata tranquilla, devo dire. Oh, si avvicina un cliente. Molto più grosso della porta. Beh, speriamo sia amichevole. Un omaccione bello grosso, a passi abbastanza pesanti e lenti, si avvicina al bancone. Si poggia e accende una sigaretta. Buonasera, cosa posso offrirle? Qualcosa di forte, fa lui, con una vocione molto grave e roca. Ok, vedrò cosa posso fare per lei. Mi reco un attimo nella zona dei liquori, gli verso un liquorino e glielo porgo. In silenzio l'uomo sorseggia il cocktail e non dice una parola. Le piace? Sì? Silenzio imbarazzante. A un certo punto l'uomo appoggia il bicchiere sul bancone. Lascia due monete e prima di alzarsi dice: pessima serata per una sparatoria, vero ragazza? Io lo guardo un po' stupito e in quel momento sento un rumore provenire dall'entrata del bar, come se qualcosa avesse frenato all'improvviso. Rumori di porte che si aprono e subito dopo la porta che si apre sbattendo fortissimo. E uomini che entrano molto velocemente all'interno del bar. E io gli grido: ehi, ma la porta è nuova! Però noto subito che sono armati. In una frazione di secondo degenera il caos. Proiettili ovunque, è una sparatoria senza fine. Tutte le bottiglie vengono distrutte, tutti i tavoli vengono bucherellati e non rimane più nessuno in piedi. Rimango solo io dietro al bancone che mi sono nascosto proprio a giusto in tempo per evitare di essere colpito. Dopo la seconda raffica di colpi, esco rapidamente dal mio nascondiglio, dietro al bancone, per cercare di capire e di valutare quali sono i danni al bar. E vedo una strage. Nessuno è rimasto vivo, solamente l'uomo, quello grosso che è appena entrato, lo vedo sdraiato, accasciato vicino a un tavolo che ha usato come scudo. E provo ad avvicinarmi. E gli dico: ehi, tutto bene? Che diavolo succede? L'uomo ferito sul fianco sinistro mi allunga la mano e mi dice: va via, ragazzo, va via! Per istinto cerco di prenderlo dalla mano e in quel momento sento una scossa che mi quasi elettrica che mi pervade tutto il corpo e cerco di allontanarmi e per istinto voglio correre e mi alzo in piedi, ma quello fu un errore fatale. Mi alzo in piedi e l'unica cosa che vedo il secondo dopo è il buio. Oh, benvenuti e ben ritrovati, cari miei avventurieri. Come state? Come va? Tutto bene? Bene, sono molto contento perché anche io sto benone. Grazie per avermelo chiesto. Troppo amichevole, vero? Troppo amichevole. Scusate. Allacciate le cinture perché oggi vi condurrò nella città di Kallistar, dove la tecnologia e la pioggia la fa da padrona. Corre l'anno 2502 nelle strade della periferia di Kallistar ed è proprio qui che ha luogo la nostra storia, che ha come protagonista un giovane ragazzo, Eric Flynn, che ha avuto in gestione il bar dal nonno, ormai deceduto da poco. Però capisce molto presto perché avrebbe dovuto rifiutare il bar del nonno. Io sono Graziano, il vostro narratore, e voi siete pronti a combattere il crimine? Che incubo, che incubo, mamma mia, sembrava così reale, sembrava così reale. La prima cosa che faccio appena mi risveglio è cercare di capire se effettivamente sono nella realtà, quindi magari mi do una sciacquata sul viso e vedo effettivamente che si è fatto tardi. Quindi riprendo un attimo il mio monologo interno, però stavolta cercando di tagliare, provando di arrivare un attimino prima rispetto a come ero arrivato nel sogno. Ho paura che questo sogno sia qualcosa di premonitore. Quindi saluto il piccolo Volt e scappo fuori di casa. Mi ritrovo finalmente davanti al Looper Bar e esattamente come nel mio sogno ritrovo Sara con un sorriso a 32 denti che sembra parlare e dire: finalmente.
qualcuno che mi dà il cambio. Poverina, lei praticamente sta tutto il giorno al posto mio al bar e io faccio il turno di sera. Insomma, sono un pochettino più grosso di lei e riesco a fare a pugni, più o meno. Mi avvicino al bancone, mi preparo e inizio a servire un po' i clienti che arrivano. Inizialmente penso che sia tranquillamente un sogno, quindi non mi faccio troppi problemi a proseguire la giornata senza alcun problema. Fino a quando ritrovo la stessa persona sul bancone, un uomo incappucciato, nero, vestito di nero, e aspetta qualcuno, probabilmente me. Mi avvicino e gli chiedo: buonasera, cosa desidera? E lui mi fa: qualcosa di forte, ragazzo. E mi sembra quasi un déjà vu, però non ci faccio troppo caso e quindi vado a riprendere semplicemente il liquore che avevo preso anche nel mio déjà vu, glielo verso e aspetto la sua reazione. Tra l'altro questo è un ottimo liquore fatto appunto da mio nonno. Carina questa cosa. Ovviamente non c'è più, però l'aveva fatto tanto tempo fa, sai, i liquori si conservano un bel po', e alcol, dai, si conserva. Lo guardo e aspetto la sua reazione, però c'è solamente il silenzio. Alla fine appunto cerco di chiedere, tipo, le è piaciuto? Ne vuole un altro? E lui si gira lentamente verso di me e mi guarda, mi dice: no ragazzo, va bene così. Mi allunga due monete e prima di andarsene via mi dice: pessima serata per una sparatoria, non è vero? E lì mi congelo, perché ho quella sensazione, proprio una stretta in gola, come se rivedessi le stesse immagini. E però ovviamente mi scuoto la testa e dico: no vabbè, non è assolutamente possibile. E invece è possibile. Sento di nuovo lo stesso identico suono, una macchina che si ferma davanti all'Upper Bar, delle porte che si aprono alla rinfusa, e un momento dopo vedo la porta che si spalanca e entrano nuovamente una fila di uomini, esattamente come nel mio sogno iniziale, e capisco che qualcosa è come se mi avesse anticipato questa scena. E ovviamente per istinto mi rinascondo sotto al bancone e sento nuovamente una scarica di proiettili infinita. Provo a uscire immediatamente dopo la seconda scarica di proiettili allo scoperto, per cercare di capire quali sono appunto i danni fatti da questa sparatoria, e controllo prima che non ci siano più quegli uomini che sparavano all'impazzata. Mi avvicino nuovamente all'uomo, ma stavolta qualcosa di diverso accade. L'uomo non è più solo ferito, è morto, e quindi non riesco a parlarci. Allora, un po', come dire, mortificato, ma soprattutto triste, mi allontano un attimo dalla posizione in cui era, dove si nascondeva appunto dietro un tavolo pieno di buchi, e vedo che c'è silenzio, un silenzio mai sentito prima, quasi mi fischiano le orecchie, e poi nuovamente buco. Ok, mi risveglio un'altra volta. Però sto giro non mi sembra più un sogno. Non posso aver sognato due volte lo stesso sogno e due volte è successa la stessa identica cosa. Inizio a dubitare di essere anche nella realtà. Insomma, mi tocco un attimo la faccia, cerco di darmi dei pizzicotti e cerco di svegliarmi in qualche modo. Faccio di tutto, insomma, per svegliarmi e per cercare di capire che mi trovo effettivamente nella realtà. Una volta accertato che mi trovo nella realtà, dopo qualche schiaffetto, anche più di qualche schiaffetto, cioè proprio ho le mani rosse dalle schiaffe, mi sono preso a pugni a calcio, no beh, forse un po' troppo, però sicuramente funziona come metodo, non lo testerei, ma funziona, convintissimo, non provatelo a casa. Mi sveglio e a sto giro cerco di capire, c'è qualcosa che non va, c'è assolutamente qualcosa che non va, e a sto giro cerco di andare prima all'Upper Bar, non faccio nemmeno in tempo a mettere qualcosa sotto i denti e parto, non saluto nemmeno Volt, che tra parentesi non l'ho ancora detto, ma è il mio cagnolino robotico. Prendo la moto e cerco di dirigermi il più velocemente possibile all'Upper Bar, non perdo nemmeno un secondo, probabilmente prenderò anche una multa o due, però ne vale la pena. Assolutamente spingo sull'acceleratore e arrivo il più velocemente possibile. Una volta lì mi ritrovo di fronte all'Upper Bar, esattamente come prima. Apro la porta e sarai molto sorpreso di vedermi in anticipo. E mi dice infatti: oh, ma che ci fai qui?
È un po' prestino. Non che mi dispiace, è andato benissimo, tutta la grande. Se vuoi darmi il cambio prima, va benone. Tanto ne ho un sacco di cose da fare a casa. Lei è proprio la tipica ragazza ottimista, molto carina, però è super ottimista proprio. Quindi la persona sbagliata per cercare di parlarle di queste cose un po', però... Insomma, l'intenzione è quella. E allora mi dirigo verso di lei tutto impanicato. Dico, Sara, sì, bravissima. Ho bisogno di parlarti un attimo, un secondino solo, nel retrobottega. Possiamo andare? Ti prego? No? Tutto un po' titubante. E impanicato anche. E Sara dice, sì, certo, ma stai bene, Mary? Tutto a posto? Sì, però ti devo parlare di una cosa. Ci dirigiamo nel retrobottega. E le dico, ok, non credermi pazzo, assolutamente, ma credo di avere o delle visioni o probabilmente sogni premonitori. C'è qualcosa che non va. Io sono sicuro che ci sarà una sparatoria e voglio capire se tu hai visto qualcosa di strano durante la giornata. Ti prego, non credermi pazzo, no? E lei mi guarda, tipo, che mi sta credendo? Probabilmente mi crede pazzo. Lo chiediamo all'oracolo. Per il divertimento, così. Due dadi, come l'altra volta. Sì, ma o no, però, insomma, quelle robe lì. Se non sapete a cosa mi riferisco e come si leggono i dati e l'oracolo, guardate lo scorso video, che lì vi spiego tutto quanto. Nel frattempo abbiamo tirato 6 e 3. Ok, quindi in questo caso è semplicemente sì. Mi crede pazzo. Quindi si comporterà di conseguenza. E dice, ma vuoi che chiamo un dottore? Vuoi che non ti senti bene? Posso stare anche io la sera, non ti preoccupare, sposto degli impegni. Io dico, no, insisto, proprio come il pazzo, no, che cerca di venderti una teoria. E dico, no, ascoltami. E ci sarà una sparatoria, io l'ho vissuta due volte, arriverà un uomo vestito di nero col cappuccio grosso, e lei dice, sì, un uomo vestito di nero col cappuccio, ok. Allora mi dà una pacca sulla spalla e dice, non ti preoccupare, questa sera stacco un po' dopo, così hai tempo di riprendere. Dico, no, ascoltami, e poi tipo, ah, guarda, mi sta chiamando un cliente, vado, e tipo, rimango da solo lì, io come un idiota dentro a sto retrobottega tutto... pieno appunto di liquori e quant'altro, e dico, no, non è andata esattamente come volevo. Allora ormai ho la certezza, non può essere successo in un sogno e svegliarmi due volte, non è assolutamente possibile. E allora cerco di fare di testa mia, cerco di agire d'impulso e proviamo a vedere come si sviluppa la cosa. Cerco di chiedere informazioni a qualche cliente, magari provo a vedere, no, però qualche cliente desto sospetti, proviamo, però proviamo, secondo me va malissimo, però vediamo. Che si avvicina la sera, quindi il momento in cui mi doveva dare il cambio Sara, però Sara ha deciso di sua sana pianta, perché ha visto che sono impazzito, sono andato a chiedere ai clienti robe, è rimasta un po' di più, e quasi per istinto mi verrebbe da dire che dovrebbe andarsene, perché probabilmente succederà quello che so che succederà. E allora vado da Sara e le dico, guarda Sara, mi sono ripreso, facciamo che mento, vediamo se ci crede, quindi provo a lanciare due di 6 con difficoltà 5 per vedere se riesco a mentirle in maniera efficace. 5-6, ci crede tantissimo, è sbalordita, che mi sia ripreso così, e dice, ah ok, ti vedo molto meglio, ok, penso che ti abbia fatto bene un po' riposarti, magari parlare un po' con i clienti. D'accordo, allora uscirò per primo, prima staccherò adesso. Ti ringrazio Eric, lei contentissima, felice, perché insomma è stata un po' di più, quindi, però ok, allora se ne va. Inutile dire cosa succede dopo, quindi la scena si ripete, ritorna questo questo uomo molto grande, grosso di stazza, e col cappuccio nero, e non gli offro niente a sto giro, non gli dico neanche buongiorno, e chiedo immediatamente, e tu chi sei, no? Chi sei? Cosa sei venuto a fare qui? E lui, tutto tranquillo, come appunto lui, come se non sapesse cosa sta per succedere, e dice, ragazzo, non pensavo che trattaste i clienti in questo modo.
neanche un buongiorno. Dai, offrimi qualcosa. No? E mi allunga due monete, come la scorsa volta. E io gliele riporto indietro, insisto, e dico, no, dimmi chi sei. So che può sembrare strano, so che può sembrare maleducato, ma ho bisogno di sapere almeno come ti chiami. No? E allora lui mi guarda molto stranito, e dico, non te lo dico come ti chiamo, come mi chiamo, perché mai dovrei dirti come mi chiamo. A cosa ti serve? Stai facendo una ricerca di mercato? Il bar mi sembra che stia andando alla grande. Allora mi dispettisco, però non voglio, come dire, sembrare troppo aggressivo, quindi faccio uno step indietro e gli dico, appunto, gli chiedo tipo, cosa posso offrirle, mi scusi, no? Cosa posso offrirle? Mi dice il solito, insomma, qualcosa di forte, diverso, il liquore. E la scena successiva si conclude esattamente come l'ultima volta. Entrano di soppiatto, prima si ferma la macchina, sento il rumore, le porte degli sportelli della macchina che si aprono e spari. Dopodiché vedo tutto. Mi risveglio nuovamente a sto giro con una sensazione proprio di mancamento d'aria. E corro, a sto giro corro, non saluto neanche volte il mio piccolo cagnolino elettronico e vado, scappo, non mi lavo neanche i denti né niente, però a sto giro voglio fare qualcosa di diverso, voglio provare a capire prima cosa succede prima. E quindi, essendo che il turno di Sara non è ancora concluso, manca ancora del tempo, non mi posso fidare dei miei clienti per chiarire che cosa è successo prima, quindi provo a vedere cosa succede io per prima. Mi apposto in un angolino vicino all'Upper Bar e cerco di fare un po' la guardia, no? Un po' come se fossi un mezzo investigatore. Dopodiché, poco prima che scattasse la mia ora di switch di cambio, mi viene in mente, potrei chiamare Sara e dirle di allungare un attimo, di staccare un po' dopo. E faccio esattamente questo, la chiamo con il mio orologio, diciamo che tipo ho l'orologio con gli ologrammi, chiamo Sara e le dico, guarda, ho un impegno, probabilmente ritarderò, ti do il cambio tra poco, rimani ancora lì un altro po'. E a sto giro provo a vedere la scena da fuori, vedere cosa succede con la scena da fuori. E facciamo così, vedo appunto quest'uomo, come dire, vestito di nero, e che in fondo alla strada, proprio in fondo, quasi non lo vedo perché è buio, ci sono pochi lampioni e alcuni sfarfallano e quindi non si riesce a capire, si riesce solo a delineare molto bene la sagoma da lontano. Si vede la sagoma da lontano che si avvicina, e si avvicina in maniera abbastanza frettolosa, sta scappando da qualcosa, da qualcuno. Facciamo così, mi piace. E si guarda a destra, a sinistra. Dopodiché, appunto, ad occhi all'Upper Bar, io cerco di nascondermi, non mi faccio vedere, e poi riprende un attimo fiato, un po' come se sistemasse, e si guarda attorno per cercare, penso, qualcuno o qualcosa, non so, sembra essere seguito da qualcuno. E quando è entrato nell'Upper Bar mi ha dato la sensazione di una persona molto calma, ma in realtà fuori mi sembra tutt'altro che calmo, mi sembra piuttosto agitato. E allora niente, vedo appunto quest'uomo che si sistema un po' ed entra nell'Upper Bar, proprio nella sezione di tempo in cui io avrei dato il cambio a Sara. E vedo appunto questa entrata e nient'altro, c'è un po' di silenzio fino a quando appunto vedo in lontananza di nuovo la macchina che avevo visto inizialmente di mattina. Vedo che fa degli altri giri, un po' come per scannerizzare la zona. Dopodiché, appunto, vedo che si ferma a terra, si ferma davanti all'Upper Bar ed escono un sacco di uomini, tutti mascherati, non mascherati, però tipo tutti alla Matrix, no? Quindi hanno gli occhialini, tutti vestiti di nero e con queste pistole, alcune molto modificate, molto tecnologiche, alcune che sparano proiettili veri, piuttosto che riesco a delineare qualche dettaglio. Ci sono anche armi al laser o al plasma, o al plasmol. Se vi piacciono i biscotti per i bimbi piccoli, può andare anche bene al plasma, sparano proprio i biscotti. Vedo la scena eseguirsi da fuori e una cosa che mi viene istintiva fare è cercare di prendere la targa, almeno prendere qualche informazione,
capire chi sono questi. Non ho avuto successo con le mie skills dialogatorie con il tizio nascosto, quindi provo a capire qual è la targa e facciamo una prova, vediamo se riesco a vedere da lontano. Vediamo se riesco a vedere da lontano la targa senza avvicinarmi. Non voglio avvicinarmi. La prova è difficoltà 6. È parecchio difficile. Buio e le luci sfarfallano. E sono 4 e 2. Non posso usare nemmeno un punto karma, perché abbassando la difficoltà da 6 a 5 comunque non ce la farei. Cerco di strizzare gli occhi per capire qual è la targa, però non riesco a vedere. Allora, facciamo che mi avvicino. Io sono agile, quindi utilizzerò 3 dadi. La scheda ve la lascerò alla fine del video se volete i dettagli sulla scheda del personaggio. E proviamo a vedere se riesco ad avvicinarmi 4-4 senza farmi sentire. Probabilmente il conducente è ancora alla guida del veicolo. La difficoltà era 5. Ho fatto un 6, quindi ottimo. Riesco ad arrivare 4-4, nessuno mi vede. Noto che effettivamente c'è qualcuno alla guida, però cerco di abbassarmi proprio e sfrutto l'oscurità e la luce sfarfallante, e quando sfarfalla nel momento giusto, quindi si spegne, mi avvicino, vado di soppiatto e mi metto proprio dietro, praticamente dietro alla macchina, e riesco a prendere la targa. Prendo la targa e in quel momento, di nuovo, dopo pochi secondi, buio. Prendi la pistola, ragazzo. Oh, anche questo video è giunto al termine. Spero davvero che questo piccola storia, almeno l'inizio di questa piccola storia, perché ci saranno altri episodi, voglio continuare questo filone narrativo, spero che vi sia piaciuto la prima puntata, il primo incipit, no, l'introduzione, e come sempre questa parte era un po' più diciamo lunga e meno tagliata e soprattutto meno montata, appunto per lasciarvi il più possibile fedele la ricreazione di una sessione di gioco di ruolo in solitaria. Io vi ringrazio nuovamente per essere rimasti fino alla fine di questo video, vi lascerò la scheda del personaggio alla fine di questa sezione, così che possiate consultarla e avere un'idea di quali sono le caratteristiche del nostro Eric Flynn, e noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Graziano, il vostro narratore, e voi siete pronti a combattere il primine e il crimine prima? e il crimine prima che avvenga, quindi il primine, oppure il primo crimine, potrebbe anche essere.